Firmato l'accordo per le compensazioni ai comuni alessandrini interessati dalla costruzione del terzo valico. Il passaggio sancito in prefettura, dove in videoconferenza il prefetto Iginio Lita ha incontrato i sindaci, il commissario al terzo valico Calogero Mauceri e il ministro dei trasporti Paola De Micheli. Finalmente si è raggiunto un accordo per l'approvazione e finanziamento dei progetti dei comuni dove si svolgono le opere del Terzo Valico. È importante perché con questi progetti si valorizza il territorio anche dal punto di vista occupazionale e soprattutto lo sviluppo della zona. I comuni hanno deciso come dividersi i 49 milioni previsti, non senza qualche problema, ma il ministro De Micheli ha dato in diretta un'importante notizia per il territorio. ANAS pagherà i lavori per la frana della strada 456 del Turchino. ANAS affiancherà con una convenzione la provincia per poter risolvere questa questione. Si è deciso di anticipare l'intervento e a breve verrà firmato questa convenzione per poter risolvere dal fronte ANAS anticipatamente questa vicenda della frana. Una notizia che fa il paio con le opere previste dal Terzo Valico, come il secondo ponte sulla Bormida ad Alessandria, il prolungamento della tangenziale di Tortona e altri. Intanto i lavori della ferrovia, segmento del corridoio Merci Reno-Alpi, procedono in orario con i tempi previsti.